Da un punto di vista tecnico è un principio molto semplice che viene applicato, quello che si chiama del ponte di Winston. In pratica dentro l'apparecchio abbiamo tre resistenze fisse e una quarta variabile che è quella che è della pianta. Quindi quando c'è un cambiamento in questo equilibrio di questo ponte di Winston, viene appunto la traduzione in suono. Se non c'è nessuna variazione in questo equilibrio, la pianta resta silente. Allora, l'intento è chiaramente di sensibilizzare le persone, uno degli intenti è sensibilizzare le persone alla natura rispetto delle piante e del pianeta in generale. Quindi uno dei nostri sogni è di creare un apparecchio più di ampia distribuzione, anche più semplice all'utilizzo, dove tutto il mondo può contattare le piante e capire che magari c'è qualcosa di diverso, non sono appunto, ripeto, oggetti, ma sono esseri viventi. Quindi il nostro progetto, anche collegati con grandi organizzazioni ambientaliste del pianeta, vorremmo sviluppare e produrre. Ma diciamo che un evento che più mi ha colpito in tutta questa vicenda è stato dovuto appunto. È stata un'occasione in cui ho avuto a che fare con una bambina che è venuta qui col padre, di bambina da 4-6 mesi, stava dormendo in braccio al padre e quando è cominciata la musica delle piante, questa bambina si è svegliata in mezzo a un bosco chiaramente molto ampio, non c'era nessuna motivazione logica, ha subito guardato questa pianta che stava suonando e ha cominciato a parlare con questa pianta. Vieni, 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 e la pianta ha risposto in contemporanea. È stato un quarto d'ora di dialogo che ha commosso ovviamente tutti quanti. È stata per me una specie di prova scientifica perché un bambino di 4-6 mesi non ha nessun modo di giustificare in modo diverso un'effettiva percezione che qualcosa di diverso avviene nella pianta. Quindi è stata un'esperienza molto toccante per tutti.